Bene, ciao a tutti, e quest'anno, dato che non riusciamo a vederci, come ormai stiamo dicendo da tutte le volte, abbiamo deciso di regalarvi questa lezione per il periodo natalizio. Sarà una lezione in cui ci alterneremo tutti e tre nella guida della pratica. Volevo iniziare con una piccola introduzione riguardo a quello che può essere il Natale, dato che Natale è sì, ovviamente una festa religiosa, ma anche se qui siamo un pochino più sul profano. Il 25 di dicembre in realtà è una data che viene celebrata in tantissime culture ed è stata celebrata in tantissime culture già da molto prima rispetto alla nascita di Cristo, perché cade in un periodo dell'anno complesso e sempre considerato speciale, magico. Siamo appena dopo quello che è il solstizio d'inverno, quindi quei giorni che di solito vanno tra il 21 e il 24, in cui sembra che il sole sia fermo, quindi proprio quel solstizio, quella stasi. È proprio dal 25 dicembre che sembra quasi che il sole ricominci a muoversi, ricominci a portare in luce. Quel famoso Sol Invictus che a volte avete sentito nominare. E quindi il Natale come portatore di luce, alla fine è quello che è il messaggio del Cristo per la religione cattolica, ma di tante altre culture, è proprio quello di prendere questo periodo come un periodo di nascita e di rinascita. Non andiamo a celebrare un anniversario o un compleanno, andiamo proprio a celebrare un momento in cui cercare quella luce. Che può essere una luce spirituale, può essere una luce che viene da noi, ma soprattutto una luce che arriva da qualcosa di più. È da un punto di vista religioso un assoluto che si incarna, che viene sulla terra e che illumina, è qualcosa che unisce un qualcosa di più grande a qualcosa di individuale, di terreno. E quindi questa luce noi possiamo trovarla dentro di noi. Cercare di rendere queste feste un po' più luminose nonostante il periodo buio. Quindi andiamo a cercare di divertirci un pochettino anche con la pratica. Mi raccomando, se sapete di avere necessità di qualche sostegno, di mattoncini e di altro, procuratevi, sempre i soliti libri, dizionari, eccetera. E poi insomma, cercate di godervi questo nostro regalo per starvi vicino. Bene, andiamo a partire in piedi, sulla parte anteriore del vostro tappetino. Lavoreremo anche con gli equilibri, quindi se avete la cristalleria, toglietela per non romperla prima del pranzo di Natale. Bene, piedi paralleli tra di loro. Partiamo semplicemente ascoltando il nostro respiro. Tenete le ginocchia leggermente sbloccate, non andate a creare rigidità ulteriori, andate in realtà a togliere quelle tensioni che adesso non ci servono. Fate un bel sorriso in modo da rilassare bene i muscoli del viso e provate a mantenere questo sorriso per tutta la pratica, anche quando ci farà praticare alto. Bene, inspiriamo ed espiriamo sempre dalle narici. Provate un pochettino a spostare il peso sull'avampiede, sul tallone, sul taglio interno, sul taglio esterno per sentire quelli che sono i vostri ancoraggi, i vostri appoggi a terra. Lasciate che l'inspiro aumenti in durata, in portata. Immaginate di portare il respiro nella vostra schiena, come se la vostra schiena si riempisse ed andasse a trovare un supporto dietro di voi. Quel supporto dell'universo che ci sostiene. Potete visualizzare il vostro respiro come una luce, ed inspirando questa luce va a nutrire il corpo, a ricaricarlo, a prepararlo alla pratica, ed espirando questa luce porta via tutto ciò che ci appesantisce, ciò di cui non abbiamo bisogno. Mantenendo questo respiro ampio, andiamo ad unire i palmi delle mani in Anjali Mudra davanti al petto. E nell'inspiro lo sterno cerca i pollici, nell'espiro le spalle si abbassano. Mantenete questa impostazione, inspirando, una bella circonvoluzione con le braccia, le mani scendono e andiamo su con le braccia verso l'alto. Lo sguardo può seguire il movimento delle mani, nell'espiro le mani tornano al petto. E continuate seguendo il ritmo del vostro respiro.
Continuando questo movimento, cominciamo anche andare a muovere le caviglie ed inspirando, oltre alle braccia salgono anche i talloni, andiamo a toccare il punto più alto nel nostro soffitto e il ritorno è lentissimo, rallentate la discesa, inspirate, salite, espirate, scendete. Cercate di mantenere una leggera retroversione del bacino per non andare a caricare la bassa schiena. Benissimo, e poi sul prossimo inspiro ci fermiamo un attimo su con i talloni altissimi, cercate di non arricciare le dita dei piedi, tenete bene il peso sulla base delle dita e tenete le braccia verso l'alto e scendete con entrambi i talloni verso terra. Un bel inspiro, vi allungate un po' di più, espirando portate le mani al bacino. Piegate leggermente le ginocchia, spostate il peso sul piede di destra ed espirando richiamate la coscia sinistra al petto. Cominciamo a fare delle circonduzioni dell'anca, apriamo il ginocchio verso l'esterno, distendiamo il ginocchio e lo richiamiamo al centro. Non cercate subito la massima espulsione della vostra anca, magari qualcuno sentirà qualche rumorino, ma è normale, andiamo un pochino a lubrificare le nostre articolazioni. Andiamo a fermare con la coscia al petto, un bel inspiro, poi appoggiamo il piede a terra, un pochettino più largo rispetto alle anche. Manteniamo le mani al bacino, flettiamo le ginocchia, richiamiamo il più bello ombelico. Inspirando, ridistendiamo le gambe, emergiamo bene con il petto, andiamo a distenderci. E l'inspiro, su le braccia verso l'alto, inspiro. Il bacino non si muove, intorace ruota verso destra, le braccia aprono parallele a terra. E l'inspiro mi riporta su. E l'espiro mi porta in torsione dall'altra parte. Inspiro, torno in centro. Ed espirando, torniamo dall'altra parte. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Sul prossimo inspiro ci fermiamo su. Riportiamo le mani ai fianchi. Riavviciniamo il piede sinistro alla larghezza delle anche. E poi da lì spostiamo il peso sul piede sinistro e richiamiamo la coscia destra al petto. Cominciamo a fare le nostre circonduzioni con l'anca di destra. Un bel movimento. Cercate di rendere il movimento fluido. Poi ci fermiamo con la coscia al ventre, un bel inspiro, riportiamo il piede di destra a terra, largo un pochino più delle anche e da lì teniamo le mani al bacino, richiamiamo il più bello ombelico, inspiro, emergiamo bene con il petto, un po' la posa da supereroi e cerchiamo di trovare quella forza per andare avanti e da lì piano flettiamo il busto verso destra, flettiamo il busto verso sinistra, se stiamo bene anche il braccio opposto sale, va oltre l'orecchio. Scendo e vado via. E cominciamo a scricchiolare un pochettino, a togliere quei blocchi. E se stiamo bene, magari molleggiamo due o tre volte su un fianco, due o tre volte sull'altro. Ci fermiamo nella nostra posa da supereroe, richiamiamo il più bello ombelico, richiamiamo anche il piede destro, inspiro, Urvastasana, su le braccia verso l'alto, su anche i talloni, un bel inspiro, richiamo il più bello ombelico, fletto le ginocchia, vado a riappoggiare i talloni, le mani si appoggiano sulle cosce, gambe di Utkatasana e cominciamo a flettere e distendere la colonna, espiro ed inspiro. Cercate con la pressione delle mani sulle cosce, andate bene a muovere la colonna. Mentre fate questo movimento lasciate che la schiena si muova, richiudete il respiro e portate l'attenzione ai vostri piedi, cercate di sentire quel radicamento a terra, quel sostegno nelle vostre gambe. E ci fermiamo con il petto ben aperto, inspiriamo, proviamo a portare il respiro ancora più alto. Espirando lascio che la colonna si arrotondi, ci riportiamo in Tadasana. Apriamo bene le spalle, su i talloni, sulle braccia, inspiro, Urvastasana. Appoggio solo il tallone destro, la coscia sinistra viene al petto, andiamo ad afferrare con le mani in ginocchio. Tiriamo bene la coscia verso l'addome, cioè sentite già il piede a martello, flettete leggermente il ginocchio destro.
Sentite le cosce stringere verso il centro e poi piano piano accompagniamo il piede sinistro dietro in un Parsvottanasana. Chi ha bisogno dei mattoncini a lato del prede li riprenda. Allineate il bacino, estendete bene la colonna, allineate le anche. E da lì, inspirando, il ginocchio destro flette, il sinistro va a sfiorare terra, cerchiamo un leggero arco. Espirando, ritorniamo verso Parsvottanasana, su e giù, dinamico. Cercate la spinta dai piedi, inspirando, come se il respiro arrivasse fino alla sommità del capo. Cercate la nostra estensione, sentite la forza nelle gambe e fatevi guidare da quella spinta. Sul prossimo inspiro ci andiamo a fermare col ginocchio a terra. Cerchiamo bene di ruotare bene le spalle indietro, avviciniamo le scapole tra di loro, inspiriamo. Espirando di nuovo Parsvottanasana, e questa volta ci fermiamo nel nostro Parsvottanasana. Sistemate bene gli allineamenti, andate a sollevare leggermente testa e spalle. Sentite l'esterno dell'anca sinistra che avanza e il gluteo di destra che arretra, e vi allungate lì. Le mani possono camminare in avanti. Sentite sempre il vostro respiro, ascoltatelo e cercate di mantenerlo saldo e continuo. Arretrate con le mani. Da qui possiamo piegare leggermente il ginocchio destro, cercate di dare peso alle braccia e portate il piede di destra un pochino più indietro in un Parsvottanasana un pochino più corto. E andiamo a ridistendere, solleviamo testa e spalle, allineiamo, allunghiamo la colonna ed espirando di nuovo ci inchiniamo sulla nostra gamba destra. Date bene carico anche a quel tallone sinistro in modo da cominciare a sentire che il vostro polpaccio un pochettino allunga. E di nuovo inspiro, sollevo la testa, sollevo le spalle, mi aiuto con la spinta delle mani. E arretriamo di nuovo, questa volta portando la coscia destra al ventre. Se riusciamo, arretriamo anche con le mani, ci andiamo a portare in equilibrio sul nostro piede sinistro. Chi riesce in un unico passaggio, veniamo su e afferriamo il ginocchio. Altrimenti, spezzettate un pochettino il movimento. Sollevo bene la sommità del capo, mano sinistra al fianco, la mano destra si porta interna al ginocchio destro. Cercate la spinta della coscia contro la mano e della mano contro la coscia, piede a martello. Inspiro, apro leggermente la coscia verso l'esterno, espiro, torno a chiudere. Cercate con le due spinte uguali al contrario, sentite bene entrambe le gambe attive. Ci fermiamo con l'anca di destra in apertura, anche senza arrivare al massimo della vostra apertura, cercate dove riuscite a mantenere. Provate a flettere un pochettino il ginocchio sinistro e a ridistendere. Tre volte, fletto e ridistendo. Benissimo. E poi da lì ci fermiamo a gamba distesa, riportiamo il ginocchio al centro, giù il piede destro, inspiro, espiro, Uttanasana morbido, a ginocchia flesse, addome sulle cosce, e passiamo verso Ummalasana che ci porta col bacino a terra. Apro le ginocchia, chi ha bisogno di appoggiare le mani dietro, le appoggia dietro. Da lì distendete le gambe in avanti, avanzate col bacino fino al centro del tappetino, e poi andate ad afferrare le vostre tibie, ginocchia piegate. Inspirate, vi allungate e poi cominciate ad arrotondare la colonna e lentamente vi andate a distendere a terra. Cercate di rallentare il movimento, di usare l'addome. Benissimo. Lì. E da lì abbracciate bene le cosce, aprite le braccia di lato e cominciamo a scendere sul nostro Jatara, a destra e a sinistra. Premete il dorso delle mani a terra. Se state bene ruotate la testa verso e sinistra, a meno che non abbiate dei cerchietti con delle corna di renna. Non si può. Si può capire. E ci fermiamo al centro. Inspiro, espirando, vado col petto verso le cosce, abbracciamo con le mani le tibie. Chiudiamo lì, cerchiamo di spalmare bene la zona lombare a terra. Afferriamo solo il ginocchio destro, rimaniamo su. Curate la gamba sinistra verso l'alto, spingete la pianta del piede verso il soffitto e cominciate a far scendere la gamba sinistra in avanti. Vi fermate dove riuscite a mantenere bene la zona lombare a terra, non di più. Chi sta molto bene protende le braccia in avanti nella nostra barchetta.
Attivate bene l'addome, nell'espiro il petto cerca un pochino di più la coscia cerca un pochino di più il petto. E le corna? Le corna al soffitto. Bene, piano piano richiamo anche la gamba a sinistra, afferriamo entrambe le tibie, dondoliamo avanti e indietro e ci portiamo seduti. Da lì intrecciamo le tibie o passiamo dal fianco e andiamo verso la quadrupedia. Divarichiamo bene le dita delle mani, ancoriamo piedi a terra, glutei sui talloni, un bel addo mukha, inspiro e espiro. Qualche movimento nel nostro addo mukha, siamo ancora nella fase di riscaldamento, quindi andiamo a rispettare il nostro corpo, magari il fatto che abbiamo ancora bisogno di un pochettino di movimento. E poi ci fermiamo con i talloni alti, apriamo il petto. Non perdete quella pressione della base dell'indice a terra, andate a radicare un po' anche i talloni. Sul prossimo inspiro veniamo nella panca. Spingiamo bene dietro i talloni, chi ne ha bisogno appoggiare le ginocchia a terra, ma già lo sapete. Però cercate di spingere la zona lombare verso l'alto, quella stessa zona che prima premeva a terra. Appoggiate le ginocchia. E ora andiamo a portare il petto tra le mani, il bacino alto, Ashtangasana, e scivolo verso un piccolo cobra. Il bacino avanza, il pugno va a terra, le spalle ruotano, forti le gambe. Espiro, fronte a terra, ci portiamo in quadrupedia. Qualche movimento di flesso e estensione della colonna, inspiro ed espiro. E poi cominciamo a muovere il ginocchio di destra, ginocchio alla fronte, espiro, inspiro, punta del piede destro che sale. Espiro ed inspiro. Espiro ed inspiro. Sentite bene la stabilizzazione delle mani, delle spalle a terra. E se state bene, cominciate anche ad aprire l'anca destra. Quando il piede sale, il tallone destro va a cercare il gluteo sinistro e ritorno. Qui portate l'attenzione alla vostra spalla sinistra che rimane ben salda, la scapola aderente al torace. Ma non togliete peso alla mano destra. Sul prossimo espiro ginocchio destro a terra, qualche flesso, estensione della schiena di nuovo nel gatto e cominciamo a muovere anche la gamba sinistra, ginocchio sinistro alla fronte, espiro, inspiro, punta del piede che sale, espiro, inspiro. Cominciamo ad aprire anche l'anca. Era sorridete, non ridete. E poi ci fermiamo col piede a terra, glutei sui talloni ad unca, stacco le ginocchia, fletto ed estendo le ginocchia, su e giù, andiamo con i glutei verso i talloni e poi portiamo lo sguardo in mezzo alle mani, possiamo fare un saltello oppure un passo verso Ardha Uttanasana. Rimaniamo con le spalle alte. E da lì proviamo a sollevare anche i talloni, spingiamo i talloni verso l'alto, pieghiamo un pochettino le ginocchia e poi proviamo a salire arrotondando leggermente la schiena, srotoliamo ma cerchiamo di rimanere con i talloni sollevati fino in Urvastasana, su, poi se si cade fa lo stesso, soprattutto se avete già fatto il brindisi, inspiro, su, scendono entrambi i talloni, mani al petto in Anjani Mudra. Inspirando le braccia aprono verso l'esterno, ruotate i palmi delle mani verso l'alto, espiro le braccia di Garudasana, gomito destro sopra il sinistro, possiamo o intrecciare anche i polsi oppure portare il dorso delle mani a contatto, mi chiudo arrotondo la schiena, inspiro sollevo i gomiti, allontano le mani dalla fronte e poi da lì inspiro apro di nuovo le braccia, estendo. Espiro, cambio l'intreccio di Garudasana, mi arrotondo, porto i gomiti verso l'addome, inspiro, i gomiti salgono, le mani allontanano dalla fronte, inspiro, apro e continuo. E altre due volte, destra sopra, arrotondo, apro le braccia, inspiro, l'ultimo, sinistro sopra, chiudo. Benissimo, e sul prossimo inspiro su le braccia verso l'alto, Urvastasana, le dita toccano il soffitto, su anche i talloni, puga all'ombelico, allungo, mani sulle ginocchia, mentre fletto le ginocchia, mani sulle cosce, vado, provate a farlo con i talloni su, a flettere ed estendere la colonna, inspiro ed espiro,
benissimo. E poi appoggiamo i talloni. E da lì. Saliamo da lì, diamo peso al tallone sinistro, veniamo su con la coscia destra al petto, afferriamo il ginocchio, piede a martello, spalle ben aperte, pube all'ombelico. Lento il passaggio controllato verso il naso, Pajmottanasana, piede di destra che si porta dietro, mani a terra. Curate i vostri allineamenti e da lì scende il ginocchio a terra, estendo la colonna e apro, espiro, torno in Pajmottanasana. Il nostro movimento dinamico, ovviamente qui non andate a cercare, se sentite le gambe rigide, il vostro massimo Pajmottanasana. Passate da una posizione all'altra guidati dal respiro senza forzare. E sul prossimo ci andiamo a fermare con le gambe distese nel nostro Pajmottanasana. Ruoto bene le spalle indietro, lontane dalle orecchie. Attivate bene le gambe o dalle corna, dipende cosa avete. Porto lo sguardo in avanti, le mani arretrano, circa in linea col tallone, do forza alle braccia, porto il piede di sinistra un pochino più indietro, inspiro, estendo la colonna, espiro, mi allungo sulla mia gamba sinistra, carico bene col tallone destro, sento il polpaccio che distende. E di nuovo inspiro, sguardo avanti, sposto il peso verso il piede di destra, la coscia sinistra appiccicata all'addome, se riesco direttamente su verso l'equilibrio sulla gamba destra. Mano sinistra interna alla coscia, mano destra al fianco. Apro e chiudo, sempre creando quel gioco di forze tra la gamba e la mano, tra la coscia e la mano. Ci fermiamo con la l'anca in apertura, quindi col ginocchio lontano, sento bene l'azione dei glutei, il bacino stabilizzato, fletto il ginocchio destro che distendo. Benissimo, ci fermiamo su, scende il piede di sinistra sulle braccia, Urvastasana in, espiro, Uttanasana morbido, Malasana scendo fino a terra col bacino. Ci spostiamo verso il centro del tappetino, se no escono dall'inquadratura. Afferriamo con le mani le ginocchia e piano cominciamo ad arrotondare la schiena e a scendere. Chi se la sente sta molto bene, può anche farlo con le mani libere, quindi senza afferrare le gambe, ma solo se riuscite a controllare, a non andare a caricare la schiena. Bene, Jatara, apro le braccia di lato, questa volta a cavallo la coscia di destra sopra la coscia sinistra. E comincio a scendere a destra e a sinistra, stringo bene le gambe una contro l'altra. Ci fermiamo su, cambiamo l'intreccio. Ci fermiamo al centro, piedi a terra, braccia lungo i fianchi, inspiro, un piccolo Setubandha, vado a salire con il busto, il dorso delle mani che preme a terra, espiro, scendo a sfiorare terra col sacro, inspiro, torno su, sfioro terra e ritorno su, e sul prossimo espiro, scende il bacino, coscia al ventre, dondoliamo avanti e indietro, e da lì ci portiamo verso la nuca, possiamo fare i passaggi morbidi e passare dal fianco, oppure incrocio le tibie, passo o saltando. Inspiro, Chaturanga, Bhujangasana, inspiro, estendo la colonna. Il ritorno in quadrupedia, quindi scendono le spalle, attivo l'addome. Stabilizzo bene l'appoggio delle mani, spalle bene lì. Bene, inspiro ed espirando ginocchio destro alla fronte. Inspiro, il piede destro sale, apro l'anca e porto il tallone destro verso il gluteo sinistro. Andate sui polpastrelli della mano destra, portate la mano a coppa. Cominciate ad alleggerire. Chi sta bene protenda il braccio in avanti, un bel giro ampio con la mano che va a cercare di incontrare il piede. Tiro il tallone al gluteo e poi spingo via. Tengo con l'addome,
apro, sentite bene la spalla sinistra, il braccio che vi sostiene, ritorno piano, piede, mano a terra, fletto ed estendo la colonna, e sul prossimo espiro, ginocchio sinistro alla fronte, nell'inspiro il piede sale, apro l'anca, tiro bene il tallone al gluteo, e chi vuole vado prima sui polpastrelli, comincio a sentire la stabilità, e poi piano ruota, ruota, ruota il braccio dietro e vado ad afferrare il piede. Tiro il tallone al gluteo e poi spingo via nell'inspiro. Ritorno, espiro. Glutei sui talloni, ad unità. Fletto ed estendo le ginocchia, sguardo in mezzo alle mani. Un bel saltello verso Ardha Uttanasana. E da lì, Uttanasana. Ci andiamo a fermare un attimo, qualche respiro, andate a recuperare. Chi ha bisogno dei sostegni sotto le mani li usi. Bene, dal vostro Uttanasana o con un saltino con un passo alla volta, portate i piedi in fondo al tappetino e ci ritroviamo in Adho Mukha. Inspirando portate in alto indietro la gamba di destra. Distendete bene la mano al piede, trovate equilibrio sui tre appoggi. Sul prossimo espiro portate lo sguardo in mezzo alle mani, andate ad appoggiare il piede destro fino in mezzo alle mani e le gambe di Virabhadrasana 1. Scendete bene col sedere all'altezza del ginocchio destro, da lì accentrate il tallone sinistro, portate la mano destra all'interno del piede destro, la mano sinistra al fianco. Andiamo in Paschva con asana destra. Spingete con la spalla o con l'omero il ginocchio verso esterno, premendo il ginocchio nell'omero tirate dentro quel gluteo destro, allineate al ginocchio, ruotate quel torace al soffitto. Cercate di portare la spalla sinistra sulla verticale della destra, quando ci siete su quel braccio sinistro in alto. Fate un bel inspiro profondo e sull'inspiro successivo braccio sinistro, prolungamento del fianco sinistro. Cercate massima lunghezza dal tallone sinistro al polso sinistro. Tenete leggero l'appoggio sulla mano destra, date peso a quelle gambe. Sul prossimo espiro il torace ruota verso il pavimento, la mano sinistra si appoggia a terra di fianco alla destra, sollevate il tallone di sinistra, potete aiutarvi spingendo leggermente il ginocchio destro sulla mano destra per sollevare il piede destro a terra, portarlo indietro, siete già in panca. Gambe tese, parete addominale attiva, glutei contratti, coccige che ruota verso i talloni, sommità della testa che spinge in avanti. Piegando leggermente le ginocchia, torna in Adho Mukha. Distendetevi, allungatevi, create spazio tra quelle costole, distendete bene la colonna verso l'alto, ruotando bene gli ischi al soffitto e dalla spinta delle mani a terra. Sul prossimo inspiro il piede sinistro che sale in alto indietro. Non aprite l'anca. Dalla mano sinistra al tallone sinistro spingo in alto, espirando, portate quel piede sinistro fino in mezzo alle mani leggere, impostate le gambe di Virabhadrasana 1, una volta che avete impostato bene le gambe accentrate il tallone di destra, mettete la mano sinistra all'interno del piede, la mano destra portate al fianco, andiamo in Paschva con uno, sinistro. Cercate di ruotare bene quel torace verso il soffitto, spingete con l'omero sinistro il ginocchio all'esterno e tirate dentro il bacino. Distribuite il peso su entrambe le gambe, date peso alla gamba dietro piuttosto di appesantire la mano di sinistra.
Inspirando portate il braccio destro in alto, mi raccomando la posizione deve forzare sulla spalla e sull'inspiro successivo braccio destro, prolungamento del fianco, passando sopra l'orecchio destro, sfiorando le corna. Movimento fluido, sul prossimo espiro la mano destra si appoggia a terra laterale alla sinistra, il talone destro si solleva, date peso alle braccia, premete leggermente quel ginocchio sull'omero sinistro, fate scivolare quel piede indietro, siete già in panca. Cercate di pulire i movimenti, non fate 10 movimenti quando ne bastano 3. Fate subito stabilità nella posizione. Piegando le ginocchia, si torna in Adho Mukha. Stendete, recuperate, allungate. Collo libero, spalle forti. E sul prossimo inspiro tornate a portare in alto e indietro la gamba di destra. Espirando riportate il piede destro fino in mezzo alle mani, accentrate il tallone sinistro, mano destra all'interno del piede destro, mano sinistra già in alto, in paspa con una completa. Mantenete immobile la posizione delle gambe, inspirando venite in Virabhadra 2, quindi mano sinistra sulla verticale del tallone sinistro, mano destra protesa in avanti. Lì dobbiamo fare un movimento dinamico, dobbiamo passare da paspa da Virabhadrasana 2 a Uttida Trikonasana destra, quindi stendete la gamba destra, la mano destra scende, la sinistra sale. Espirando, tornate a piegare il ginocchio, inspirando salite col tronco e tornate in Virabhadra 2. E lento, stende la gamba destra, scende la mano destra, sale a sinistra. Per i prossimi 30 secondi un movimento dinamico, un passaggio da Virabhadra 2 a Uttida Trikonasana. Quando quel ginocchio destro flette, cercate di non accentrarlo, di tenerlo bene all'esterno, come quando c'era il gomito che lo spingeva all'esterno. Abbassate quel sedere fino all'altezza del ginocchio. Se bruciamo 2 calorie di sti tempi non succede nulla. Sul prossimo espiro vi fermate giù in Virabhadra 2, sorridenti. Potete muovere le corna, pensare ad altro, mantenete aperto quel ginocchio. Date peso alla gamba dietro e sul prossimo inspiro Uttida Trikonasana destro. Adesso Giulia vi ha scaldato bene le articolazioni, mettiamo la parte di forza, di tono e poi il resto me lo fa fare Silvia. Extra ruotate con la coscia destra, create spazio tra femore e bacino e non accorciate il fianco sotto. Braccio sinistro, prolungamento del fianco sinistro. Salute. C'è la croccantezza. Piegando il ginocchio destro, sollevando il tallone sinistro, mai a terra, Adho Mukha. Dovremmo andare a fare la stessa cosa a sinistra, quindi sul prossimo inspiro portate in alto indietro con la gamba sinistra. Espirando, piede sinistro fino in mezzo alle mani, accentra il tallone destro, mano sinistra all'interno del piede, mano destra in alto di Pasfacona. Usate Pasfacona per costruire bene le gambe di Virabhadra 2, che rimangono le stesse. Sul prossimo inspiro sale col tronco, braccio sinistro proteso in avanti, mano destra sulla verticale del tallone destro. Mettete basso quel sedere, aperto quel ginocchio e continuate a richiamare il pube verso l'alto. E da lì, inspiro, stende la gamba sinistra, scende la mano sinistra, sale a destra, Uttida Trikonasana e lento, torna in Virabhadra 2. Coordinate i movimenti di gambe e tronco. Prossimo espiro scende in Virabhadra 2, mantiene.
Sguardo fiero e potente, gluteo sinistro che spinge quello esterno del ginocchio in linea. Non mi andate in apnea. La gamba sinistra stende, la mano sinistra scende, la destra sale, uscita. Scendete mantenendo lungo il fianco sinistro. Prossimo inspiro, braccio destro, prolungamento del fianco destro, allungatevi, distendetevi. Ed espirando, piegando il ginocchio sinistro, mani a terra, ad mukha. Una volta che avete rimpostato il vostro ad mukha, allungate un pochettino la posizione ed espirando andate in panca. Potete decidere se lavorare a piedi separati larghezza del bacino o se unire i piedi, sarà più facile con i piedi separati. Dovete ruotare sul taglio esterno del piede destro e sull'interno del piede sinistro o vi portate il piede sinistro sopra il destro. Da lì tenendo peso 50-50 sulle braccia dobbiamo andare a sferrare col bacino di destra il pavimento, il tappetino e tornare su. Lavorate a braccia tese. Cercate il movimento sui fianchi e sull'obliquo dell'addome, stabili sulle spalle, sorridi che va il cuore. Sentite lavorare bene l'obliquo di destra. Se inizialmente sarà dura portare il bacino fino a terra, fermatevi un po' prima, non perdete la rigidità sulle gambe, a livello gluteo e sull'obliquo dell'addome. Torna piano su, torna in centro e torna in adumukha. Inspirando portate su in alto e indietro la gamba sinistra, fidatevi. Piede sinistro leggero fino in mezzo alle mani, accentra il talone destro e uttita trikonasana a sinistro. Completo, portate su quel braccio e riportate quel braccio destro sopra l'orecchio in avanti per distendere quel fianco destro. E fino a 5 secondi fa stavo lavorando bene in contrazione sulle flessioni laterali della panca. Serve un giro vita stabile per gli sforzi alimentari che faremo in questo periodo. Espirando ad mukha. Allunga un po' la posizione ed espirando Kumbhakarana. Decidete voi se lavorare a piedi separati o piedi uniti, braccia stabili, mani ferme a terra, ruotate sul taglio esterno del piede sinistro appoggiando il piede destro davanti al sinistro e da lì piano, bacino di sinistra viene a sfiorare il pavimento e torna su, espiro scende, inspiro sale, gambe tesissime, glutei di marmo e lavoro su quell'obliquo dell'addome, non mi perdete la retroversione. In questa azione si torna piano in centro, si torna in adumukha, in alto e indietro la gamba di destra. Piede destro leggero fino in mezzo alle mani, accentra il tallone sinistro e con calma andate in uttita trikonasana a destra. Posizione finita col braccio in alto e per portare ancora più distensione in quel fianco, corna permettendo, braccio sinistro, prolungamento del fianco sinistro. Vorrei farvi notare che destreggio meglio il cerchietto io di crevalcore, comunque andrà bene così. Ad mukha. Andremo a provare a fare Vajrasana, quindi mi raccomando, chi ha problemi ai polsi può fare la variante sul gomito. Allungate la posizione e tornate in panca. O a piedi uniti o a piedi separati, ruotate sul taglio esterno del piede destro, portate sopra o davanti il sinistro, portate la mano sinistra al fianco.
Siamo stabili sul braccio di destra o sul gomito destro, spingete su quel bacino, non perdete la retroversione, non cadete col gluteo sinistro indietro. Chi se la sente completa la posizione col braccio sinistro che sale. Torna piano in centro, torna in Adho Mukha. Sguardo in mezzo alle mani, passo salto, recupera un attimo in Uttanasana. Inspirando estendete il torace, date peso alle braccia, un passo alla volta con un saltino si torna a mucca. Si torna in panca o a piedi separati o piedi uniti, o guardando sul taglio esterno del piede sinistro, proviamo ad andare in Vajrasana sinistro. Mi raccomando, la mano leggermente più avanti della spalla, forti su quella spalla e occhi al polso. Chi riesce completa la posizione col braccio destro che sale, non sono tempi lunghi, ma mi raccomando le articolazioni, soprattutto quando sentite che non c'è più tono. Si torna in Adho Mukha. Prima di lasciare nelle mani crepa al cuore, proviamo a fare una variante di Vajrasana. Ovviamente chi era già in difficoltà sul Vajrasana ripete Vajrasana. Si torna in panca, si torna a ruotare sul taglio esterno del piede di destra portandosi sopra al sinistro. Quando avete trovato stabilità sulla posizione, alleggerite il piede sinistro dal destro, andate a portare il tallone di sinistra nell'inguine di destra. Mettete quel ginocchio aperto verso l'esterno, sentite come il tallone spinge verso il basso, ma il gluteo e il fianco opposto spingono verso l'alto e completate la posizione col braccio di sinistra che sale. Riappoggiate la mano sinistra a terra, riportate il piede sinistro in alto in Ekapada Adho Mukha. Recuperate un attimino in Uttita Trikonasana sinistro o col braccio in alto, col braccio prolungamento del fianco in base a quanto sentite che quel fianco destro ha bisogno di recuperare e allungare. Sul prossimo espiro direttamente panca, siete già belli lunghi. Ruotate sul taglio esterno del piede sinistro, riportate sopra o davanti il destro. Una volta che avete trovato la stabilità su Vajrasana, chi se la sente alleggerisce il piede destro dal sinistro, apporta il tallone nell'inguine, spinge giù col tallone, su con quel bacino. Per ultimo il braccio destro che sale, movimenti lenti, grande azione su quella spalla, su quell'obliquo d'addome, sull'esterno del gluteo di sinistra, libera il tutto in Ekapada Adho Mukha, mano destra che scende, ruota sulla punta del piede sinistro e porta in alto il destro. Piede destro in mezzo alle mani, in Uttita Trikonasana. Braccio sinistro prolungamento del fianco. Si scioglie in Adho Mukha. Sguardo in mezzo alle mani, o passo o salto, Utta. Scaricate collo, spalle, schiena, abbassate battiti e respiro. Bene, siamo lì in Uttanasana. Adesso colleghiamo il tutto e facciamo la parte super divertente, no? Vediamo se reggono le corna e i cappelli. Da lì, con un passo alla volta o saltando, piccolo saltino ad Adho Mukha. E mi prendo qualche attimo di respiro. Sollevo bene il sacro, lavoro su quel torace, col cuore che si apre. Facciamo entrare la bontà del Natale. Spingiamo bene con le mani a terra, con i piedi a terra. E da lì, inspiro, su in alto la gamba destra. Cerco la stabilità sui tre appoggi. Piego il ginocchio destro,
tallone che viene verso il gluteo e ruoto sull'anca in appoggio. Cerco di allungare ancora di più quel fianco su cui ho già lavorato tanto. Espiro, il piede destro con un bel movimento morbido viene fino in mezzo alle mani. Appoggio giù il ginocchio sinistro, bacino che affonda in avanti, mani sul ginocchio destro. Costruisco Anjaneyasana. Cerco di sentire l'addome che si attiva, il bacino che vorrebbe scivolare verso il tallone di destra. Chi sente che può, puntando bene il piede dietro, stacca qualche centimetro il ginocchio sinistro. Ed inspirando può anche sollevare in alto le braccia, forse. Le spinge prima verso l'alto, intreccia i pollici e magari piccola estensione indietro, completando la posizione. Ed espiro, la pancia allunga sulla coscia destra, palmi delle mani che si guardano, il bacino risale all'altezza del ginocchio, gamba dietro tesissima, Uttita Virabhadra. Tengo addome, forte la posizione. Le mani si riappoggiano a terra e la gamba sinistra si stacca e si porta all'altezza del bacino. Piede a martello. Piegando leggermente il ginocchio di destra, le mani si appoggiano sul ginocchio destro. Provo a costruire il mio equilibrio di Virabhadrasana 3. Il torace sale all'altezza della gamba, del bacino. Chi vuole, chi sente che può, le mani al bacino, l'addome fortissimo, i gomiti che si avvicinano. Chi vuole, chi può, apre le braccia laterali. E da lì con un bel movimento unico, piegando un po' il ginocchio destro, risalgo verticale, abbracciando la gamba sinistra, che me la porto al petto. Lì. Cerco la stabilità sul piede destro, il padabandha del piede destro. Forti quelle dita a terra. La mano sinistra rimane alla gamba sinistra, la mano destra va al fianco. Con la mano sinistra posso afferrare il piede di sinistra e provare a tirarlo in avanti. Uttanasana. Se non prendo il piede, lascerò la mano sotto il ginocchio. Da lì afferro il mio piede sinistro e lo porto all'interno coscia destro. Lenti, lenti e concentrati per costruire l'albero di Natale. Piede che spinge contro la coscia. Mani in Ajna Mudra al centro del cuore. E poi provo anche a fargli anche i rami all'alberino, sale, sale, cresce, cresce, cresce. E magari lo sguardo va alla stella lassù, che è sopra le mani. Cerco l'equilibrio di Vrishasana. Da lì apro le mie mani, quindi mani a V, braccia a V. La gamba sinistra si porta davanti alla destra, che si piega leggermente la gamba destra. Cerco il doppio incrocio delle gambe, cerco l'equilibrio di Garuda. Il braccio sinistro passa sotto e il destro sopra. Provo l'intreccio anche qui, doppio magari con le palme delle mani che si cercano. Mentre il ginocchio destro piega, i gomiti salgono nell'aquila, in Garuda, cerco l'equilibrio lì. E poi dispiego le mie ali in volo, le braccia salgono su a V di nuovo, il piede sinistro si appoggia davanti al destro, in linea. Cerco l'equilibrio, magari rientro nel tappetino se sto per pestare le luci. Cerco il mio equilibrio lì, cerco di spingere la mia V verso l'alto e con lo sguardo frontale provo a salire sulla punta dei piedi e cerco l'equilibrio là su quell'avampiede, lo tengo lì, glutei di marmo, gambe fortissime e giù di nuovo i talloni. E di nuovo inspiro, stacco i talloni sulla punta dei piedi e riappoggio piano. L'ultima volta salgo sulla punta dei piedi e magari il mio sguardo si sposta là in mezzo alle mani a cercare la stella cometa. Ed espiro giù i talloni, mani che si portano a terra lì davanti ai piedi. Se non arrivo a terra piego un po' le ginocchia, la pancia si appoggia sul ginocchio di sinistra, la fronte prova a chiudere verso la tibia, un Uttanasana coi piedi da funambolo. Scarico, scarico la schiena, scarico il collo, scarico magari un po' anche le braccia. Rimango lì, respiro un attimo. Le mani si riappoggiano con le dita a coppa lì a terra sotto la verticale delle spalle per portarmi il torace leggermente più su.
Sposto il peso sul piede sinistro. Con la mano destra afferro il taglio esterno del piede di destra, piego un po' il ginocchio sinistro e mi porto il tallone destro verso il gluteo. Piano piano cerco di nuovo di salire su in verticale. Tallone al gluteo e ginocchio che cerca di scendere in linea col sinistro. Addome, torace, cuore. Da lì il ginocchio destro prova a spostarsi indietro mentre il torace scivola leggermente in avanti. Il tallone prova ad allontanarsi dal gluteo e magari il braccio sinistro protende avanti. E unisco il pollice e l'indice. In Nataraja, il Dio Shiva danzante. E lasciamo che il nostro Dio Shiva possa distruggere per poi ricrescere e far rinascere tutto. Il piede destro dietro, in fondo, in fondo, in fondo. Virabhadrasana 1, il guerriero. Su le mani. Ah, me lo godo un attimo lì, sento il respiro. Magari lo sguardo di nuovo si sposta verso il cielo. Il tallone dietro che sfiora i capelli. Ah, non so come fa Babbo Natale sulla slitta. Da lì accentro il tallone destro, Parsvakonasana, la mano sinistra scende direttamente all'interno del piede, il braccio destro è là, che afferra la mia corda che scende dal cielo. Addome, gluteo sinistro che rientra, ginocchio sinistro che spinge in fuori. E magari il braccio destro passa sull'orecchio e si protende là in avanti, allungando ancora di più il fianco. E da lì, come prima, Virabhadrasana 2, inspiro, su il torace, braccia parallele al pavimento, sguardo al medio della mano sinistra, addome, bacino all'altezza del ginocchio, non barate, sono due tortellini di punizione in meno. Uttita Trikonasana, stendo la gamba sinistra, mano sinistra che scende, braccio destro che sale, lì, e magari il braccio destro direttamente protende sull'orecchio. Ah, respiro, mi allungo, sento bene l'appoggio dei piedi a terra, del piede dietro, del piede davanti. E da lì la mano, destra scende a terra, ruoto il piede sinistro verso destra, Prasarita Padottanasana, piego le ginocchia, avanzo bene con le mani, allungo quei fianchi. Allungo, 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 creo spazio. Se posso, provo a stendere di nuovo le gambe, ma ascoltatevi. Sentite bene l'appoggio dei piedi. Magari accentrate leggermente le punte dei piedi. Allungo, apro quel torace. E poi le mie mani fanno un mezzo semicerchio verso destra. Bacino fermo e cerco di allungare ancora di più quel fianco. O come fa Giulia, con la mano sotto, la sinistra, sì. Provo ad andare ad afferrare il piede e aumento anche un po' la torsione sotto il mio Prasarita. Ripasso per il centro con un bel movimento in allungamento in avanti. Cerco di prendere ancora di più la posizione e mezzo semicerchio verso sinistra. Scusate le spalle dei miei colleghi. Cominciamo spalle. Ripasso per il centro, ruoto tutti e due i piedi a sinistra, piegando il ginocchio sinistro, Adho Mukha Svanasana, cane faccia in giù. Inspiro, riempio e creo spazio. Inspiro, su in alto la gamba sinistra. Piego il ginocchio, ruoto sull'anca, apro lì. Espiro, piede infine in mezzo alle mani, appoggio giù il ginocchio di destra, affondo bene in avanti il bacino, mani che salgono al ginocchio sinistro, imposto bene. In questo caso il ginocchio può sorpassare la punta del piede se il vostro tallone d'Achille lo consente. E magari sulle braccia, inspiro, sempre un controllo sull'addome. Intreccio i pollici nel modo opposto rispetto a come ho fatto prima e provo un pochino ad estendere dietro, sempre con cautela sulla vostra colonna. Ed espiro, pancia lunga sulla gamba sinistra, mani che si guardano, dritte là in avanti, stacco il ginocchio destro, bacino all'altezza del ginocchio sinistro. Uttita Virabhadra.
Le mani si appoggiano a terra, stacco il piede destro che supporta all'altezza del bacino. Tenete sempre la gamba sinistra un po' sbloccata per favorire la posizione. E da lì le mani lentamente provano a salire al ginocchio. Il torace allineato con la gamba e magari le mani ai fianchi. O chi se la sente, braccia che aprono laterali, quello planino, un guerriero che vola. Il tema è... E da lì risalgo su in verticale, afferrandomi la gamba di destra. Lento, mano sinistra al fianco, la mano destra prova ad afferrare il taglio esterno del piede destro oppure si porta sotto al ginocchio. E magari riesco anche a stendere la gamba e stare anche in equilibrio, con due frizzantini. Da fare prima e dopo il cenone. Da lì... La gamba, il piede destro lo porto all'interno della gamba sinistra, della coscia sinistra, cerco il mio albero, mani al cuore e poi se riesco le braccia salgono e lo sguardo magari sale sorpassando le corna e comincio ad andare verso l'aquila, quindi stacco i palmi delle mani tra loro, mani a V. Gamba destra che accavalla sopra la sinistra che si piega, cerco il doppio incrocio, braccio destro sotto, braccio sinistro sopra, grande intreccio anche delle mani, delle braccia e provo a salire coi gomiti e a scendere col bacino. Garuda. E da lì slego il mio Garuda, braccia a V, piede destro davanti al sinistro, ma proprio davanti, con la punta del piede sinistro che sfiora il tallone destro. E su le punte dei piedi, in, espiro giù lento, inspiro, risalgo su e ritorno giù. E sul prossimo sto su, sento la spinta dell'avampiede a terra, le dita che sono aperte a ventaglio e magari lo sguardo sale. Se si cade fa nulla. Espiro giù i talloni, mani a terra. Uttanasana con i piedi in linea, cerco di chiudere la fronte verso la tibia di destra e se sono in difficoltà piego le ginocchia, semplicemente quello. Scarico un attimo, respiro, guadagno fiato e consapevolezza della presenza del mio respiro sempre insieme a me, anche quando non voglio. Da lì le mani a coppa sotto la verticale delle spalle, sposto il peso sul piede destro, piego un po' il ginocchio destro, afferro il piede sinistro dal taglio esterno e portando quel tallone al gluteo afferro il collo del piede e cerco lentamente di salire su in verticale, portando poi il ginocchio sinistro in linea col destro. E da qui, mentre inclino un po' il torace in avanti, piego un po' il ginocchio destro, il ginocchio sinistro scivola indietro, il tallone sinistro si allontana dal gluteo e magari braccio destro avanti completando il mio Natarajasana. Shiva, che si trasforma in un guerriero, giù quel piede là in fondo al tappetino, direttamente sulle braccia, vira uno, inspiro. Allungo, sento la posizione, i fianchi sono lunghissimi, qualcuno vi sta tirando dal cielo e qualcuno vi trattiene a terra. Quindi sentite il dualismo tra le forze che vi trattengono giù e le forze che vi trascinano su, che a livello del vostro cuore, del vostro diaframma, si separano o si uniscono. E da lì, Parsvakonasana, centro il tallone sinistro, mano destra che scende all'interno del piede. E il braccio che protende oltre l'orecchio, se voglio completare o se posso completare la posizione. Respiro. Grande Mula Bandha, contratto pavimento pelvico, gambe che non si muovono, vira due, inspiro. Così, ritrovatelo quel respiro potente. Esatto, muovete un po'. Ricorda, fai po', meglio tu che. E da lì Uttita Trikonasana, stendo la gamba sinistra, mano destra che scende, braccio sinistro che sale, sì, e passa sull'orecchio. E da lì mani a terra, ruoto il piede destro, come il sinistro, vengo avanti, salto le luci, Prasarita Padottanasana.
Detto giusto? Sì. Godetevela lì, sentite che la colonna è completamente in scarico. Se non lo è, dovete piegare le ginocchia, mi dispiace, ma così è. Tenete quella posizione, allungate. Mezzo semicerchio verso destra, magari riesco ad andare un pochino di più nella torsione durante la mia camminata verso destra. Provo anche ad afferrare il piede, magari col braccio sinistro. Ah, come siete bravi. Ripasso per il centro lentamente, mi sposto dall'altra parte. Respiro, aiuto il mio corpo a scaricare verso terra, ad acquisire un po' di sangue nuovo al cervello, un po' di ossigeno. Ripasso per il centro e mi riporto ruotando tutti e due i piedi verso destra in adduttore. Inspiro. Da lì cammino con i piedi verso le mani, ci faccio un piccolo saltino, passo da un malasana morbido morbido, allargo le ginocchia, toracica ci scivola in mezzo, bacino accompagnato a terra con gentilezza. Schiena che si srotola al pavimento con le mani che afferrano le tibie e si trascinano dietro le ginocchia. Ah, e mi ritrovo lì, al pavimento, a godermi il mio allungamento della colonna. Ananda Balasana, quindi allargo un po' le cosce, giro le piante dei piedi verso l'alto e vado ad afferrare l'esterno dei piedi con le mani e mi faccio un dondolino, destra, sinistra, il carion, di qua e di là. Non vi canterò la canzoncina per decenza, natalizia. Rimanete fermi in centro, spingete di più con le mani sui piedi, magari arrotondate un po' la zona lombare. Ascoltate se vi crea piacere o se vi crea tensione, lasciate stare. Ma sentite se tirando un pochino di più, spingendo un pochino di più sui piedi, magari la zona lombare si può distendere leggermente. Mento sempre verso la gola, non porto sovraccarico al collo. Appoggio giù la pianta del piede sinistro, prendo in mano la caviglia di destra, apro il ginocchio destro verso l'esterno utilizzando la spinta del gomito, della mano di destra e mi godo un attimino lo scarico dell'anca, che magari sia un po' così accaldata. Il piede cerca sempre di rimanere lungo la vostra linea sagittale, quindi nel centro del vostro corpo, non si sposta verso destra. Se raggiunge poi la verticale del viso, tanto meglio. Se la raggiunge tutto in un momento, non è un buon segno. Respiro. Cercate sempre di mantenere quel sorriso che speriamo vi abbia accompagnato per tutta la pratica. Ma è sicuro. Ritorno con il piede destro a terra, richiamo la coscia sinistra e cambio il lato del mio scarico. Cerco di prendere in mano la mia caviglia senza tirare qui, ma sentendo solo che è un movimento piacevole. Magari per un pochino sto anche con la mano al ginocchio per aiutarlo a spingere un po' per spingerlo un po' in fuori. E poi ritorno in centro, richiamo entrambe le ginocchia al petto, apro le braccia laterali e mi godo un morbidissimo Jataka Parivartanasana con i palmi delle mani girati verso l'alto. Poi mi fermo in centro e trovo la posizione per un piccolo Shavasana che per voi a casa però può durare di più rispetto a quello magari che facciamo qui. Quindi cercate di trovare una posizione comoda in un ambiente che vi è familiare, la vostra casa, la vostra stanza, magari circondati anche dalle persone con cui condividete questo momento. Lasciate che le punte dei piedi ricadano libere all'esterno.
Lasciate che i vostri palmi delle mani possano ricevere dall'alto e possano donare il calore che avete prodotto. Chiudete gli occhi. Lasciate che gli angoli della vostra bocca si distendano, le guance, la fronte. Rimanete in ascolto sulle sensazioni che la pratica ha generato all'interno di voi. Il corpo è leggerissimo, quasi come se fluttuasse a mezz'aria. Una leggerezza che si trasmette anche alla vostra mente, che si libera. Per cercare la sua massima profondità all'interno di questa grande leggerezza. Osservate il vostro corpo dall'esterno, il corpo che conoscete benissimo. E sentitelo come se fosse nuovo, rinato, rigenerato, come se per voi fosse una nuova nascita, un ciclo che si ripete, ma che ogni volta acquista caratteristiche diverse, nuove, magari inaspettate, che non pensavate poteste avere. Tenete con voi questa bella sensazione di consapevolezza su voi stessi e il buon umore e trasferitelo agli altri. Risvegliatevi piano, come se davvero fosse un nuovo risveglio, il primo risveglio della giornata. Muovete un po' le mani, i piedi, i polsi, le caviglie, le braccia, le gambe. Vi date una bella stiracchiata, ritrovate quel corpo che conoscete, richiudetevi, un ginocchio alla volta, vi raggomitolate, fate un dondolino a destra e a sinistra, vi ritrovate un attimo sul fianco e poi vi rimettete in ginocchio. Ho perso le prove nel frattempo, non si vede niente. Dove vado? Centro, qui è sempre il casino. Scusate. Bene, grazie a tutti. Grazie. Buona festa, speriamo che oltre alla pratica che abbiamo fatto sorridere un pochettino e alla prossima. Buon Natale. Buon Natale. Ciao.